No, 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 scusa, scusa. Amici, onestamente non voglio perdermi né nessuna chiacchiera né nessuna intro particolare, quindi vi dico semplicemente: nuova mappa, nuova stagione di Fortnite, ci scioppiamo palesemente il pass battaglia e iniziamo, non perdiamo tempo, diamo spazio al video. Belle queste intro veloci, mi piacciono. Signori, di sicuro vi ho saltato sia il trailer e tutte le intro varie particolari, perché, boh, non voglio fare spoiler, magari qualcuno se l'è persi, però facciamo stra spoiler sul pass battaglia, che ora lo andiamo a comprare, poi ci andiamo a vedere il tutto. Ok, l'abbiamo palesemente comprato, c'è un botto di musica cattiva nell'orecchia. Abbassa! Allora, Oceania. Figo, la battaglia non è finita finché non lo decido io, fa parte del set Oceano. E questo qui è Fade. Ah, Fade. Sembra il classico amico di vecchia data. In viaggio verso lontano. Il viaggio continua lontano da casa. Ok, rischettiamo sti due, perfetto. Non ho comprato quello potenziato perché, boh, tanto lo sbloccherò palesemente. E poi non avevo i bibac. E qui vedo un botto di gente. Allora, Aquaman è lui, cioè Jason Momoa. È quello della DC, palesemente. Cioè, infatti, Aquaman. Plagio, che sia plagio, beh, più bello questo. Qua vedo una scheda punti. Ok. Sperimenta sull'isola per scoprire scheda punti. Non so cosa siano, le scopriremo nel tempo, ma ci sta. E qui più o meno la lobby è come quella di prima, esatto. Ci sono le sfide e tutti i personaggini. Perfetto. Ah, il castombrello. È una figata totale. Ti puoi personalizzare il deltaplano. Guarda che figata. Guarda che figata. Ok, e niente, ce ne andiamo nell'armadietto. Io direi, allora, ci mettiamo. Più bella l'altra, in realtà. Ah, lui è quello che diventa... Figo. Allora, lui lo mettiamo tra i preferiti. E anche la signorina, che non trovo. Eccola qui, la mettiamo tra i preferiti. Vediamo il modifica stile finale. Ah, carino. Oh, bello, è tipo... Fighissimo. Ok, io mi utilizzerei lei perché, boh, mi ispira di più. Quindi qua abbiamo fatto tutto. Negozio oggetti, vediamo cosa ci offre il negozio. Magari regalano qualcosa. Anche se la vedo dura. E tutta gente già vista. Ok, e qua va bene, nuove cose. Figo, che figata. E adesso ovviamente, ovviamente la parte più bella. Ci andiamo a vedere la mappa. Siamo a livello 1. Quant'è che non ero a livello 1? Tra l'altro ci sono le sfide rapide che ti danno esperienza. Utilizza zipline, cerca consegne, bla 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 bla. Ok, aspettiamo che si carichi. No, guardate che figata la lobby. Bellissima. Allora, in generale, a parte che è tutto da scoprire, a parte siepi, ok. Corso commercio che non muore mai. Lago e bru... No, mi hanno tolto borgo. No. Eh no, Epic, qui non si fa, eh. Qui, Epic, hai fatto un grosso errore. Non dai, mi hanno tolto borgo. La grotta pure è rimasta, che è questa qua. No. Allora, non voglio andare all'agenzia, bensì voglio andare tipo a Parco Pacifico. Oddio, mi hanno tolto anche Parco Pacifico. No, dai, mi avete tolto le mie sicurezze. Allora, quello lì sembra molto bello, però... dai, andiamo a quello lì. Ah, ma è lì Parco Pacifico. Ah, allora andiamo a questo spot nuovo di Zeccola. Nuovo metodo, nuovo modo di dire. Ci sarà, esatto, un botto di gente. Ah, è siepi, non siepi, come si chiama? Sabbie sudate. Ho capito. Ok, ok, ok. Non mi ispirano tanto i luoghi d'acqua. Cioè, nel senso, nei giochi in generale, che siano single player, multiplayer, player, player, le zone d'acqua non mi sono mai piaciute più di tanto. Però vabbè, magari qua l'hanno fatta bene. Non lo so, non lo so. Nel dubbio so solo che questa zona si chiama sabbia sudata, ok. Pompa. Cosa? Che pompa è? Fucile pesante a carica. Ok, quanto danno? 6 scudini ho trovato in una botta? O ne ho trovati 2 e non mi sono accorto, o me ne è andati 6 in uno stack. Danno 85. Oddio, sto pompa, so già che lo odierò. Lì c'è la zip, lì c'è pure un tipo che al momento non posso pushare. Dicevo, sto pompa è lentissimo. Secondo me lo odierò palesemente. Oddio, il cavolo che non posso usare e la banana che non posso usare. Ok, cioè cosa... Allora, siamo atterrati da 10 secondi e che succede? Proprio, che succede? Allora, sto cavolo cosa fa? Un cavolo. Ok, la pianto e la banana la lasciamo lì. Oddio, però mi sa che mi hanno cambiato la sensibilità, Quindi devo un attimino modificarla. Oh, vedete che la safe è tornata normale. Che bello, che bello, che bello. Allora, sabbia sudata. Sì, interessante. Però, ma sapete che quasi quasi... Ah, guardate che c'è la zona sott'acqua. E ora? Cioè, se tipo io spacco qua. Ah, proprio sotto sott'acqua. Ok, sto pompa. Sì, è forte, però... Cioè, il pompa del nonno alla fine. Io preferisco il tac, sinceramente. Ok. Ok, ho ucciso un tipo. Ma sto pompa non mi piace. Sì, vabbè, ogni volta che fai una kill deve uscire la canzoncina. No, sto pompa non mi piace.
Mega rip. Fucile da caccia. Eppure M4 blu. Ma fucile da caccia. No, figata, 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 figata. Ora esci da sto inferno. Comunque, oddio. No, mi hanno cambiato la sensibilità. Infami, mi hanno cambiato la sensibilità. Perché c'ha quel tridente nel no... Vabbè, ok, non ci ho capito una minchia. Comunque, voglio farne un'altra così atterriamo in un altro posto. Però devo cambiare la sensibilità. Ok, nuovo pullman, nuovo giro. Io me ne andrei. Allora, quello è chiaramente Foschi. Questa è la fattoria. Qua, vediamo se c'è Borgo. Ah, c'è ancora Borgo, che carino. Dai, andiamo a Borgo, CP... Dai, andiamo all'agenzia. Andiamo all'agenzia totalmente a farci picchiare. Oh, comunque è incredibile. Quando registro vengo picchiato. Quando non registro... Mi verrebbe da dire faccio belle partite, però non ci potrebbe credere nessuno, quindi dire mi vengo picchiato. Oh mio Dio, cosa succede all'agenzia? Ti prego no, ti prego no, ti prego no. No, ci sono pure le guardie. Ti prego no. È tutto nero e scuro e non vedo niente. Ok. Ah, sono morto. Sono morto, sono stramorto. Sono pieno di gente e non si vede niente. Che fastidio. Ok, è pieno di gente, io non ci vedo niente. Ho fatto pure la rima. Stai calmo, state tutti ben calmi. Comunque fa schifo sta agenzia, ve lo dico tranquillamente. Scappa, random, non mi piace, non mi sta per niente. L'autorità, non l'agenzia, l'autorità. Ok, se, signora autorità, si calmi, perché qui nessuno sta dicendo niente. Sì, ok, che chiulo, che chiulo. Non c'avete un medikit? Sì che ce l'avete il medikit, bravi, datemi il medikit. Mi rubo pure la mitraglietta e a breve il pompa. C'è andata bene, cioè proprio c'è andata benissimo. L'autorità, che non mi piace come nome, non mi piace neanche come zona. Perché, boh, è troppo scura, almeno io la vedo strascura, poi non lo so. Vediamo se c'è qualche boss, c'è il cavo, quindi qualche... No, vabbè, hanno messo il P90, aia! Qua, allora, mi sa che in sta partita non lo troviamo, però qual è... Ok. Per la precisione, come funziona quel pompa a carica? Perché mi sa che io lo stavo usando in modo sbagliato. Così, la butto lì. E io nei commenti vi chiedo di scrivermi, dato che molto probabilmente lo saprete meglio di me, come funziona il pompa a carica? Punto di domanda. E perché l'agenzia chiamata autorità fa schifo? Punto di domanda. E chi sarà mai il boss dell'autorità? Però non mi piace chiamare l'autorità, la chiamerò per sempre agenzia. Allora, io non mi fido di te perché io so che tu sei tipo un qualcuno che lavora in un ufficio. Oh, no, skin, dove scappi? Dove scappi? Pensa di fare il furbo, ma in realtà... Teniamo d'occhio. Lo teniamo d'occhio perché tutti abbiamo visto l'evento, vero no, skin? Ma sì, ma alla fine è solo per vedere un po' la mappa. Cioè, non è che voglio vincere queste partite, capito? No. Quindi io me ne andrei lì che mi sembra nuovo... Ah, no, è park? Boh, non lo so. Come si chiama il posto di prima? Sabbie sudate, siepi, autorità. Comunque sembra di essere tornati tipo alla quarta stagione quando era pieno di zip. Totalmente a caso, comunque secondo me, e qui vi faccio un mega prevade, secondo me si abbassa tutta l'acqua e si scoprono nuove zone. Ve la dico proprio tranquillamente, fidatevi che andrà così. E nel mentre me ne vado qui. Ho fatto anche la rima. Oggi siamo carichi con le rime, eh? E tra l'altro voglio scoprire come funziona il fucile caricato. Parco pacifico, bravi, che mi lasciate parco. Datemi il pompa. Ah. Ah. Ok, ho capito. Ho capito. E allora forse è già meglio. Però tu devi andare lì caricato. Da vedere, da vedere. Oh, signori, c'è uno squalo. Cosa? Uccidiamo lo squalo, uccidiamo lo squalo. Fa niente se mi uccidono. No, 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 scusa, scusa. Ok. Uno squalo mi ha appena attaccato. Cosa succede? Chi siete? Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Chi è quella gente? Ma cosa succede? Ma perché gli squali volano? Esplodi col fucile a pallettone. 120? Ah, idea. Ma chi è quella gente? Chi è quella gente? Chi siete? Vi investo tutti. Devo ammettere che non me l'aspettavo. Predone d'assalto. No, no, scusa. Ma non sto capendo una minchia, quanti sono? Muori, no, ci moriamo. Ma, vabbè, muori. Ok, non c'ho materiali. Signori, cosa sta succedendo? Ma cosa succede? Ok, uno squalo mi ha attaccato, dei predoni mi hanno attaccato, la nuova mappa mi ha attaccato. Ma non ti ha attaccato la nuova mappa? La nuova mappa mi ha attaccato. Che succede?
Gioco, ti vuoi sbloccare? Vabbè. Succedono cose. A parte il fatto che ho sbloccato l'entrata super eroica, che è super figa. Allora, volevo startare un'altra partita, però ho detto... quindi, credo che dopo essere stati attaccati da uno squalo e aver subito la... qualcosa dei predoni, mi tolgo le cuffie come alla fine di ogni video. Questo video è stato strano perché ci ha attaccato uno squalo. Spero che il video vi sia piaciuto, io vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero alle 2:45, con un nuovo video, sperando che non ci attacchi qualche squalo. Alla prossima.